È un piacere avere in redazione con noi questo pomeriggio Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica. Benvenuto. Bentrovati. A 90 anni dall'inaugurazione della diga di Mignano, il Consorzio di Bonifica e Facoltà di Scienza Agraria dell'Università Cattolica hanno organizzato per domani un convegno sull'esperienza virtuosa della Val d'Arda. Qual è l'obiettivo di questo convegno? Beh, innanzitutto è quello di mettere in evidenza un modello che è stato molto coraggioso, addirittura 90 anni fa si era pensato di costruire una diga, che naturalmente allora era un grande privilegio per un territorio, oggi magari nella percezione comune è un pochino più osteggiato. L'obiettivo è proprio quello di dire al sistema territoriale qual è stato il vantaggio di aver avuto quella scelta e quindi non aver così paura delle opere. In più la Val d'Arda è beneficiata anche di una serie di importanti opere di canalizzazione e anche di messe in tubazione con l'acqua in pressione, che consentono di distribuire l'acqua in modo più razionale ed efficiente. Quindi il modello della Val d'Arda è un modello molto virtuoso, che però ha giovato di infrastrutturazione. Quindi l'idea di costruire infrastrutture non è solamente una velleità del consorzio, ma ha portato vantaggi in termini di sviluppo economico e soprattutto di occupazione alla Val d'Arda. Sull'importanza della diga so che state diffondendo il messaggio con varie iniziative anche verso i più giovani. Ma sì, noi continuiamo ad invitare i bambini alla diga per rendersi conto di che cos'è. In realtà non è un mostro, ma è una anche piacevole vista e panorama. Ma in più la diga è anche sicurezza per i territori di valle, perché lo ricordo sempre che in 90 anni per più di 100 volte ha evitato che venissero allagati i territori di valle, perché quando piove molto chiudiamo le valvole della diga e teniamo l'acqua in diga. Quindi la portata dell'Arda nella fattispecie non consentirebbe lo scorrimento dell'acqua, ma allegherebbe i territori. Invece con la diga riusciamo a fare anche sicurezza, e in più con una collaborazione con IREN riusciamo anche a dare l'acqua alle case, acqua potabile alle case. Si parla anche di un esempio che si può replicare, sarà uno dei temi se non sbaglio, no? Anche di questo convegno. Intanto è un esempio che si può applicare su tutti i territori, quello della distribuzione dell'acqua e dell'infrastrutturazione. La questione delle dighe è molto più delicata e complessa, sia in termini economici ma soprattutto di consenso delle popolazioni. L'obiettivo anche come impostazione della giornata è proprio quella di dare la possibilità di ragionare in modo senza preconcetti, senza dire sì a per forza o no per forza. Quindi questo per noi è molto importante, ragionare con le popolazioni, ragionare con la politica, ragionare con i sistemi organizzati per dire: proponiamo delle cose, valutiamone conseguenze e virtuosità, ma ragioniamo sempre in modo puntuale, mai ideologico. È sempre bello, no, che ci sia anche un confronto in questo senso, senza che tutto sia, come diceva lei, nero o bianco. Luigi Bisi, grazie al presidente del Consorzio di Bonifica per essere stato con noi. Buon pomeriggio, buon proseguimento. Grazie a voi, buon pomeriggio, a presto.